Ma guarda, in realtà avevo scelto un altro progetto, poi credevo che ci fossero tantissime richieste, quindi mi sono buttato su quello degli anziani. Ma no, in realtà ho pensato anche a quel poveraccio di mio nonno, sai, era rinchiuso in una struttura un po' tetra, un po' grigia, allora alla fine dei conti ho pensato che bastava un poco per fare qualcosa più per lui e per dare una mano anche ad altra gente anziana. Ma guarda, credo di sì, perché in realtà tutte le attività che ho fatto con loro sono state molto coinvolgenti, sia per me che per loro. Poi la risposta che mi hanno dato non è sempre stata la stessa, perché sai, le persone sono soggettive. Da una persona all'altra è un po' differente quello che rispondono a certi tipi di attività, a certi tipi di stimoli, soprattutto a quell'età. Però tutto sommato credo che sia andata così, che abbia potuto fare qualcosa per loro. Ho capito che queste persone qua alla fine dei conti patiscono il fatto di non avere un po' più un ruolo attivo nella società e hanno ancora voglia di fare delle cose, di raccontare e spesso alla fine non capiscono noi giovani. Però quando si instaura un rapporto fra i giovani e gli anziani nasce qualcosa di magico. Sbattimento e soddisfazione. E ora come ora sto aspettando. È principalmente l'occasione per andare via dall'Italia. Ora sono laureato in storia e ho appena finito il servizio civile. È stato un anno bellissimo, io mi trovo anche bene qua, poi dopo quest'anno appunto. Però non so, insomma, quest'anno qua abbiamo lavorato con... lavoravo con un'associazione che tutelava il nostro patrimonio, abbiamo fatto un sacco di cose diverse, come andare in delle chiesette a fare rilievi, come anche parlare con anziani per recuperare i canti della nostra tradizione. Però ora è il momento di cambiare, insomma. E poi esci da questa esperienza con un sacco di idee, di voglia di fare, più che altro di costruirti una passione più che un lavoro, con un futuro. Allora ti guardi intorno, cerchi e niente, tabula rasa per mesi. E quindi l'unica è provare ad andare via. Boh, di fatto il servizio civile so che mi ha dato un'opportunità, un'esperienza, l'unica esperienza strutturata dopo la scuola, dopo l'università per entrare nel mondo del lavoro. E quindi alla fine, perché sennò altrimenti cosa sei abbandonato a te stesso ad andare a fare un lavoro tipo nei call center? Io spero proprio di evitare un futuro di questo genere. Ho mandato delle richieste già a un po' di università europee, so che tra me non c'è risposta, adesso vediamo un attimo. In due parole, opportunità e passione. Ma diciamo che io sono nata in campagna e quindi questo mondo mi ha portato ad iscrivermi ad agraria. In più un anno di servizio civile nel settore dell'ambiente chiaramente mi avrebbe permesso di crescere umanamente, professionalmente e mi sarebbe servito chiaramente per i miei studi. E quindi ho detto è un'opportunità che devo sfruttare. Sì, certo, fin da piccola partecipavo alle loro attività. Ricordo con immenso piacere le giornate passate nei boschi, per ripulire le nostre campagne, oppure le serate ad ascoltare gli esperti che ci raccontavano dei segreti delle piante o degli alberi. E quindi, mi sono detta, che era arrivato il momento di diventare protagonista delle attività che avrei potuto organizzare e non essere più una sola spettatrice. E quindi ho fatto le selezioni e sono stata presa. Beh sì, sicuramente lì ormai ho un sacco di amici ed in più mi hanno proposto di collaborare a diversi progetti e lavori e quindi diciamo di sì, li rivedrò presto. Beh, forse non sempre le cose vengono fatte alla perfezione e questo perché ci sono molte attività da fare, siamo moltissimi volontari e quindi ci sono anche pochi soldi, ma c'è anche buona volontà. Però molte volte le cose vanno fatte di corsa perché ci sono tante attività da organizzare, però chiaramente è meglio che l'associazione esista anche se con le sue pecche e con i suoi difetti. Vediamo, bello e divertente. Mi viene difficile a 23 anni pensare di avere dei figli miei, però sicuramente i bambini sono bellissimi e ho avuto anche la fortuna di crescere in una famiglia in cui i bambini in casa c'erano sempre e posso dire per certo che giocare con loro è bellissimo.
principalmente animazione per i bambini e poi seguivo i responsabili nelle loro attività quotidiane. E appena potevo osservavo il loro lavoro con i genitori dei bambini, perché mi sono accorta che è veramente difficile tirar su dei bambini di questi tempi e soprattutto senza l'aiuto di centri come questi sarebbe impossibile. Sicuramente vedere i bambini come siano capaci di giocare bene insieme senza discriminazioni né per il colore della pelle o per la nazionalità, e penso che potrebbe essere un bel esempio per tutti gli adulti. Non so se si può dire che sia brutto, però mi è dispiaciuto tantissimo l'ultimo giorno di servizio civile andare via e vedere i bambini che piangevano. Per me è stato gioco e affetto.